Un anno davvero importante per Peugeot, siamo nel pieno della nostra transizione energetica, ovvero l'elettrificazione della nostra gamma. A Ginevra abbiamo portato due anteprime mondiali, la nuova 208 alle mie spalle, un modello molto apprezzato anche in Italia, si rinnova completamente, design innovativo, personale, dinamico, elegante, ma soprattutto la novità importante di poter scegliere liberamente tra tre diverse motorizzazioni, diesel, benzina, ma anche 100% elettrico, perché come detto siamo nel pieno dell'elettrificazione. Una novità davvero molto importante, portata al debutto anche dalla 208, è quella del 3D cockpit, la tridimensionalità all'interno del posto di guida. La prima generazione della 208 nel 2012 aveva introdotto questa importante rivoluzione del posto di guida e questa nuova generazione evolve ulteriormente il concetto con un quadro strumenti totalmente digitale con le informazioni su diversi livelli. Una evoluzione globale, complessiva a livello tecnologico, piacere di guida, comfort ma anche e soprattutto sicurezza. E poi l'altra anteprima mondiale qui a Ginevra sicuramente è la 508 Peugeot Sport Engineered. È una vettura, un prototipo, un concept realizzato dalla divisione che si occupa delle vetture da competizione per il Leone, quelle che ad esempio hanno vinto la Dakar. Un modello che è dotato di trazione integrale 4x4, è un plug-in hybrid, tre motori, 0 a 100 in 4,3 secondi, una vettura veramente sportiva e rappresenta quello che è appunto il concetto di sportività per Peugeot per il futuro, ma un futuro che non è un futuro anteriore, è un futuro prossimo, perché non mancherà tanto perché questa vettura venga anche realizzata in serie.